intervento che non ha alcuna pretesa di esaustività, ma che serviva forse a tracciare possibilmente una rotta alternativa del pensiero, lasciate che ritorni nella scena originaria non del giornalismo, ma della filosofia, dalla quale forse possiamo anche trarre ispirazione per capire cosa sia il giornalismo e come funzioni oggi esso nella sua valenza distorta a cui facevo riferimento. Questa scena originaria ampiamente nota è la caverna di Platone, il mito archetipico della filosofia occidentale. Siamo nel settimo libro della Repubblica, proprio nell'incipit di questo libro. A un certo punto Socrate interrompe la sua narrazione e utilizza un'immagine per chiarire che cosa? Lui lo dice testualmente, per chiarire la differenza in relazione alla nostra natura, e metempsychosis in greco, la nostra natura umana, per i greci noi avevamo una natura, contrariamente a quello che dice il pensiero postmoderno che nega l'esistenza della natura umana per poterla meglio offendere senza attivare forme di reazione in nome della natura umana offesa. Socrate dice, paragona la nostra natura a una caverna in relazione a cosa? In relazione al rapporto tra paideia e apaideusia, cioè tra formazione culturale e assenza di formazione culturale. Immagina degli uomini che giacciono sul fondo della caverna incatenati fin dalla nascita e che guardano fissi, perché sono incatenati, il fondo della caverna. Dietro di loro altri uomini, con un fuoco acceso, proiettano delle immagini sul fondo della caverna, facendo apparire appunto delle immagini. Platone li chiama eidola, che si può tradurre in latino con simulacrum, l'eidolo nel simulacro, appunto. Delle immagini che essi però incatenati non sanno essere immagini, pensano che sia la realtà reale. Perché? Perché non hanno mai visto la realtà reale, hanno sempre visto fin dalla nascita quelle ombre, per questo dice Platone, non pensi forse che essi scambierebbero per realtà, per l'unica realtà, quelle immagini che vedono? Certo che sì, risponde Glaucone. Ecco, immagina, dice Socrate, che uno di questi cavernicoli imprigionati per accidente si liberi da questa tirannia. Cosa fa, dice Platone? Si volta. Usa un'espressione più bella in realtà Platone. Dice, l'espressione greca è periagogè tes psuches, che vuol dire conversione dell'anima. Il convertirsi, cioè il voltarsi, è un convertirsi da cui il cristianesimo poi attingerà per mettere a tema la conversione dell'anima. Cioè il convertirsi è mutare la prospettiva in senso materiale nella caverna, ma in senso più ampio nella propria esistenza, abbandonare la verità inerziale a cui siamo abituati per mutare prospettiva. A questo punto il cavernicolo libero dai ceppi compie quella che Platone chiama anabasis, la risalita, risale verso la cima della caverna e scopre, pur con un dolore iniziale cagionato dalla luce abbagliante del sole a cui non era avvezzo là sotto, scopre in primis che lo spazio che egli riteneva il solo possibile, l'unica realtà per lui esistente, la caverna, è in realtà una caverna. Una caverna che non è l'unica realtà, ma che è una prigione rispetto alla realtà vera. In effetti il paradosso della caverna a livello di ontologia dello spazio è che voi potete sapere di essere in una caverna, ma più in generale cosa una caverna sia solo se siete usciti almeno una volta. Se da sempre siete nella caverna non saprete né di esserci né che cosa una caverna sia. A questo punto, avendo contemplato la piena luminosità della verità, l'idea del bene, il sole che rappresenta l'idea del bene, questo individuo che ha compreso la differenza tra falsità e verità, fra prigionia e libertà, è mosso da compassione, scrive Platone, verso i suoi antichi compagni di prigionia e quindi ridiscende nell'antro per portare la verità a tutti e per liberarli, annunziando il fatto che il mondo che essi scambiano per il solo è in realtà una prigione e che le realtà che essi scambiano per le sole sono in realtà immagini distorte che non corrispondono affatto alla realtà vera. Qualche secolo dopo Socrate scenderà qualcun altro, nato nella caverna, peraltro anche nella grotta di Betlemme, a dire che la realtà di questo mondo in realtà è una grande caverna e che la verità vera sta altrove. E come Socrate riceverà, come subito dirò, un analogo trattamento. Perché cosa avviene quando ridiscende nella spelonca il prigioniero liberato, che è poi Socrate nella narrazione platonica? Accade che
lungi dall'essere accolto da quelli che sono in verità i beneficiari del suo gesto, la liberazione, viene prima schernito, anche Cristo nei testi sacri è schernito dai romani che gli coprono gli occhi, e poi alla fine viene messo a morte. Non pensi che se potessero acciuffarlo lo metterebbero a morte? Perché essi non capiscono il discorso che Socrate, il prigioniero liberato, sta facendo loro. Parla di cose che essi non hanno mai visto e di più chiede loro di liberarsi dalla visione a cui sono avvezzi. Ecco, questo passaggio della caverna ci permette intanto di capire il compito difficile, il compito catabatico, per dirla con Platone, di ridiscesa nella caverna che deve fare chi in qualche modo ha compreso che c'è una caverna e che è possibile uscirne, ma ci pone dinanzi anche la difficoltà del rapporto con i presunti beneficiari di questa liberazione e solleva la grande questione della filosofia politica occidentale. Perché gli uomini amano le loro catene più che la libertà? O come dicono i testi sacri, perché amano le tenebre più che la luce? Ecco, questo è tema fondamentale, ma vi è dell'altro, vi è anche, con questo concludo, la domanda che resta inevasa nel discorso platonico. Ma chi sono quelli che proiettano le ombre anch'essi dentro la caverna, illudendo le persone incatenate? Chi svolge questo compito ingannatorio? Verosimilmente Platone si sta riferendo ai sofisti, i mercificatori della parola, che vendono il loro discorso a chi lo acquista, a chi lo paga meglio, tutelandone gli interessi e dicendo ciò che chi comanda vuole sentirsi dire. Oggi i sofisti forse hanno un altro nome, potremmo chiamarli gli intellettuali, il clero giornalistico e intellettuale a cui facevo riferimento, il quale effettivamente fa scorrere sul fondo della nostra caverna, che nel frattempo è diventata globale, verità che in realtà corrispondono a immagini proiettive diffuse sul fondo della spelonca, con un unico obiettivo, quello di far sì che noi amiamo la nostra spelonca, che non crediamo all'esistenza di una alterità rispetto alla spelonca stessa e di più che siamo disposti a lottare eventualmente sempre e solo contro chi volesse liberarci. Questo è il grande segreto, e con questo chiudo, dell'ordine giornalistico intellettuale dominante. Far sì che noi costantemente scambiamo per amici i nemici e per nemici gli amici. Bene. Grazie Diego per averci ricordato il mito della caverna di Platone, che peraltro è un classico anche dell'interpretazione